Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa di nuovo ragazzi abbiamo dovuto comporre una poesia. Io ho fatto di tutto per far sì che questa poesia potesse piacere specialmente a Yuri. Eravamo arrivati proprio qui prima di scegliere a chi far leggere la nostra poesia. E ovviamente la scelta è già prevedibile, perché io sceglierò per prima, anche se probabilmente è chiaro che comunque dovremmo farla leggere a tutte, la cara Yuri. Incominciamo. Vediamo cosa è scritto per oggi. Yuri fissa la poesia con un'espressione stupita sul volto. Abbiamo fatto colpo finalmente. Ti piace? Giocherina, come hai fatto a migliorare così in fretta? Solo ieri ti stavo suggerendo le tecniche che valeva la pena provare. Forse... è proprio merito tuo. Sei stata molto brava a spiegare. Volevo provare a usare un linguaggio figurato. Yuri deglutisce visibilmente e perfino le sue mani sembrano sudaticce. Non sono abituata. Abituata a cosa? Non lo so. Tranquilla, relax. Che cazzo. Yuri respira e fa ordine nei suoi pensieri. So che a Yuri piace pensare prima di parlare, quindi aspetto pazientemente. Beh, a essere apprezzata in questo modo, suppongo. Beh, con due bozze così, figlia mia. Probabilmente ti sembrerà una scemenza, ma sapere che qualcuno si sente motivato da ciò che scrivo mi rende così, così felice. Vuoi dire che finora non avevi mai mostrato i tuoi lavori a nessuno? Yuri annuisce. Davvero? Non ci credo. Scrivo solo per me stessa, dico davvero. E comunque la gente non farebbe altro che ridere di me. Lo pensi sul serio? Yuri annuisce di nuovo. Oh, anche i tuoi amici più cari? Yuri non risponde. Mi domando perché, vuol dire che non ha amici, chiaro? Ad ogni modo, ti va di farmi leggere la tua poesia? Sì, mi piacerebbe molto. Se si tratta di te... Il procione! Oh my god, una poesia su un procione! Ammazza, è lunghetta, eh? Oh, Gesù! È successo nel cuore della notte, mentre stavo tagliando una fetta di pane per uno spuntino fuori orario. La mia attenzione fu attirata dal gironzolare di un procione fuori dalla mia finestra. Fu, credo, la prima volta che notai le mie strane tendenze da essere umano fuori dal comune. Diedi al procione un pezzo di pane, con il mio subconscio ben cosciente delle conseguenze. Ben cosciente che un procione che riceve del cibo continuerà a tornare per averne dell'altro. L'allettante bellezza del mio affilato coltello era il sintomo. No? Il pane, la mia curiosità affamata. Il procione, un impulso. Oh Gesù! La luna procede lungo le sue fasi e riflette sempre più luce sul mio coltello. La stessa luce che brilla negli occhi del mio amico procione. Affetto il pane, fresco e morbido, il procione si agita. O forse sto semplicemente proiettando le mie emozioni dell'animale, da poco soddisfatto. Il procione ha iniziato a seguirmi, si può dire che abbiamo cominciato ad abituarci l'uno alla presenza dell'altro. Il procione inizia ad avere fame sempre più spesso, quindi il pane mi torna sempre utile. Ogni volta che brandisco il mio coltello, il procione mi mostra il suo entusiasmo. Un fiotto... Non riesco a finire di leggerla, ragazzi, perché c'è un fiotto di sangue, classico riflesso pavloviano, affetto il pane e mi nutro di nuovo. Che cazzarola significa? Che gli hai fatto a sto povero procione? Oh mio Dio, ok, comincia ad essere strano tutto questo, perché primo che cazzarola di poesia è? E secondo, che gli hai fatto a sto procione? Non so che cosa dire.
Che cosa? Questa volta ho voluto osare un po' di più. Stavi descrivendo una situazione reale o era dentro la tua testolina? Perché cioè, chi nota, è molto più metaforico. Siamo sicuri che sia metaforico? No, perché? Non so se è colpa mia, ma non riesco proprio a capire di cosa parli la sua poesia. Esattamente, si avvicina di più allo stile di scrittura che preferisco, ovvero usare la poesia come mezzo per rappresentare delle immagini vivide e trasmettere delle emozioni attraverso di esse. Ah, già, se la prendessi alla lettera, non capirei un granché. Beh, penso che sia qualcosa che persone diverse possono interpretare a modo loro. Io volevo esprimere ciò che provo quando mi dedico ai miei passatempi più inusuali. È il genere di cose che normalmente sono costretta a tenere per me e immagino il motivo. Perciò di tanto in tanto mi piace scrivere al riguardo. Perché le tieni per te? Perché magari fa delle cose che della società normale non si fanno? Perché sono imbarazzanti e la gente potrebbe prendermi in giro. No, la gente potrebbe arrestarti. È diverso. Giocherina, tu non hai qualche passatempo inconsueto? Ma sì, dai. Sai che cosa? Io al massimo ogni tanto mi scaccolo e non lo dico alle altre persone perché potrebbe essere imbarazzante. Che cavolo dici? Che domanda è? Che intendi per passatempo inconsueto? Scusa. Beh, sì, direi di sì. Credo che in un modo o nell'altro ce li abbiamo tutti. Il meglio che possiamo fare è rispettare gli altri e la loro unicità. Sì, a meno che non sono dei pazzi psicopatici. Lì la loro unicità la si rispetta dentro a una cella. Anche se a volte è difficile, alcune cose ci mettono a disagio. Dopotutto, se non avessi imparato ad accettare le mie stranezze, probabilmente mi odierei. Forse capirei pure il motivo. Forse sto solo farneticando, ma sono contenta che tu sia un buon ascoltatore. Ok, andiamo avanti con Monica! Ci rivediamo, giocherina! Come va con le poesie? Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Prima o poi riuscirei a scrivere un capolavoro. Non cortarci troppo. Non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Porgo la poesia a Monica. Molto bene, ottimo lavoro, giocherina. Sono rimasta a bocca aperta mentre la leggevo. È davvero ricca di metafore. Non so perché, ma non mi sarei mai aspettata qualcosa di così profondo da parte tua. Credo di averti sottovalutato, ma grazie, grazie, ottima considerazione, grazie. Preferisco mantenere basse le vostre aspettative, così posso sorprendervi se ci metto un po' di impegno. È un po' sleale da parte tua. Beh, sembra abbia funzionato comunque. Sai che a Yuri piace questo stile, vero già? Già lo so, l'ho scritta apposta per lei. Uno stile ricco di elementi figurati e simbolismi. A differenza di Sayori, che preferisce usare parole semplici e dirette per descrivere felicità e tristezza. A Yuri piace che siano lettori a interpretare il significato della poesia. È veramente una sfida riuscire a scrivere in maniera efficace, sia lasciando che i lettori ne traggano qualcosa attraverso le loro sensazioni, sia lasciando loro il compito di analizzare tutte le sfumature. Potrebbero essere necessari anni di esperienza, cosa che penso ormai Yuri abbia. Non gliel'ho mai chiesto, però sono sicuro di non essere neanche lontanamente al suo livello. Non preoccuparti, scrivi a modo tuo, continua a esplorare e imparare provando cose nuove. Ad ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Mi piace come è venuta, spero che piaccia anche a te. Va bene, vediamo un po'. Salvami. I colori non smettono, luminosi, bellissimi colori, abbaglianti, ingombranti, penetranti, rosso, verde, blu, un'infinita cacofonia di rumori, senza senso. Il rumore non smette, violente, gracchianti forme d'onda, cigolanti, stridule, penetranti, seno, coseno, tangente, come far suonare una lavagna sul piatto di un giradischi, come far suonare un vinile sul cornicione di una pizza, un'infinita poesia senza senso. Caricami. What the fuck? Che cazzo significa? Oh. È ancora più astratta di quella dell'ultima volta o sbaglio? È solo il modo in cui scrivo, credo. Chiedo scusa se non è di tuo gradimento. No, non ho mai detto nulla di simile. È solo che non credo di aver mai visto qualcosa del genere. Mi piace giocare con gli spazi in un certo senso. Ah. Il dove e il come inserire spazi tra le parole può cambiare drasticamente il tono della poesia. È quasi magia! Il modo in cui scrivo versi brevi dà la sensazione che le parole stiano cercando di emergere dal rumore. Capisco.
anche se faccio fatica a capire di cosa si tratta. A volte la domanda corretta non è cosa significa. Una poesia può essere astratta quanto l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore. Pertanto, da questo punto di vista, non tutte le poesie parlano di qualcosa. Ah, ok, allora è chiarissimo che la tua poesia non significava un c***o. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. In questa... Eccole là, eccolo là il consiglio del giorno che voi già mi avevate dato nei due video precedenti. Non dimenticarti di salvare il gioco. Non si sa mai, magari in seguito potresti cambiare idea, oppure potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Aspetta, e questo cosa c'entra con la scrittura? Ma di che sto parlando? E questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Allora, visto che ce l'ha appena dato il consiglio, direi di salvare. Sayori! Oh, giocherina! Mi piace! È piena di bei sentimenti! Ah, sono contento, anche se... Dal tuo tono si direbbe che ti sia piaciuta di più quella di ieri. Mi hai beccata! Temo tu mi conosca fin troppo bene! Beh, non devi assecondarmi... Ah, scusate, sono io! Beh, non devi assecondarmi per forza. Se non sto facendo un buon lavoro, preferisco che tu me lo dica. No, no! Questa mi piace, lo giuro! Giocherina, sai che non ti mentirei mai. Mai e poi mai. Beh, credo che tu abbia ragione. Cosa di speciale la poesia di ieri che questa non ha? Beh, non sono brava a distinguere una poesia brutta da una bella. Sono troppo stupida. Ecco perché lascio fare al mio cuore. Se mi fa provare delle emozioni, vuol dire che è una bella poesia. Non penso che sia così che funzioni. D'altro canto immagino che trasmettere delle emozioni giochi un ruolo importante in tutto ciò. Sì, forse è così. Sinceramente non so neanche quale stile di scrittura ti piaccia. Vero, neanche io. Perché non provi almeno a pensarci un po' su? Oh, vuoi scrivere qualcosa per me? Che dolce! No, non l'ho mai detto questo. Sì, certo, pensi sempre agli altri tu. Dovresti pensare un po' a te stessa una volta tanto. Altrimenti prima o poi finirei per rimanere ferita. Eh? Beh, non sono sicura di capire che intendi, ma cercherò di ricordarmelo. Vabbè. Comunque, vediamo. Credo che mi piacciano le poesie allegre. Aspetta, ogni tanto mi piacciono anche le poesie tristi. Te sei bipolare, già l'ho detto, figlia mia. C'è qualcosa che non funziona nella testa. E a volte tutte e due. C'è una parola per quello, vero? Sì, bipolare. Quale sarà? Agrodolce. No. Sì, mi piacciono sia le cose allegre che quelle tristi. Allegre e tristi? Non ti ci vedo ad amare le cose tristi, Sayori. Beh, quelle allegre mi piacciono di più. Ma a volte quando c'è una nuvoletta grigia nella tua testa, vedete che c'entra la testa, lo sapevo. Una poesia triste può essere d'aiuto a darle un piccolo abbraccio, in modo da far apparire un bell'arcobaleno. Sayori, ciò che hai detto è inaspettatamente poetico. Eh? Tu dici? Forse sto migliorando nell'esprimere i miei sentimenti, tutto sommato. Grazie, giocherina. Sarà meglio che lo metta su carta allora. Adesso puoi leggere la mia poesia, ok? Bottiglia, ammazza quanto cazzo, la son lunga ste poesie. Apro il mio scalpo come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il luogo segreto dove conservo i miei sogni. Piccole sfere di luce solare si strusciano insieme come tanti gattini. Raggiungo l'interno col pollice e l'indice e ne tiro uno fuori. È caldo, mi fa il solletico, ma non c'è tempo da perdere. Lo metto in una bottiglia per tenerlo al sicuro. E metto la bottiglia sullo scaffale insieme a tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici nelle bottiglie, tutte in fila. Con la mia collezione tanti amici mi sono riuscita a fare, ma questo lo dici te. E ogni bottiglia è una luce stellare per farmi perdonare. Delle volte un amico si sente in un certo modo, a salvargli la giornata non sapete quanto godo. Notte dopo notte più sogni, amici dopo amici più bottiglie, e più in fondo le mie dita vanno, come se esplorassi una caverna oscura scoprendo segreti nascosti tra angoli e crepe. Scavo e scavo, gratto e gratto, soffio via la polvere dei miei tappi di bottiglia. Sembra che il tempo si sia fermato, che meraviglia. Il mio scaffale vuoto ha ancora spazio, nulla di grave. I miei amici sbirciano attraverso la mia porta chiusa a chiave.
Finalmente è tutto pronto. Apro e i miei amici entrano molto velocemente. Desiderano davvero così tanto le mie bottiglie. Le prendo freneticamente dalla scaffale, una dopo l'altra, porgendole una ad una ai miei amici, ogni singola bottiglia. Ma ogni volta che ne lascio andare una, va in frantumi sulle piastrelle tra i miei piedi. Pensieri felici in frantumi su tutto il pavimento. Dovrebbero essere per i miei amici, amici che non stanno sorridendo. Rimangono in silenzio a supplicare qualcosa. Ma tutto ciò che sento è eco dentro la mia testa. Ok, questa non ci sta bene con la testa. Questo significa pensieri felici che poi vanno in frantumi, nel senso che passa dalla felicità più assoluta a momenti di euforia assoluta a momenti di depressione più assoluta. È bipolarismo, ragazzi. Su questo sono quasi sicura al 100%. Cioè, è chiaro come il sole. Che cazzo. Santo cielo. Sayori, l'hai scritto tu? Certo che l'ho scritto io. Ieri ti avevo detto che avrei scritto la migliore poesia di tutti i tempi, non ricordi? Sì, ma... intendevo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato un sacco di cose e ultimamente sono stata molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco, è un po' inquietante. Inquietante? Cioè, non esattamente. Forse è perché sono abituata a vederti sempre allegra. Beh, non importa, ci sto pensando troppo. Il punto è che è bella, quindi dovresti esserne orgogliosa. Che dolce che sei, grazie. Mi sono sentita come se fossi nata per esprimermi in questo modo. Mi ha anche aiutato a comprendere un po' meglio i miei sentimenti. La scrittura è quasi come una magia. Ti stai proprio appassionando, eh? Spero che non ti fermerai qui. Certo, scrivere è fantastico. Scriverò fino alla morte. Non montarti troppo la testa ora. Sayori ha l'abitudine di fissarsi su qualcosa per poi mollare in meno di una settimana. Mi chiedo se anche questa volta andrà a finire così. Tuttavia non riesco a essere pessimista data la passione che vedo nei suoi occhi. Ok, manca soltanto Natsuki. Preferivo la poesia della volta scorsa, che cacapalle. Davvero? Già, questa volta hai usato un po' di più, è innegabile, però non sei ancora abbastanza bravo. Manca di mordente. Forse è così, ma volevo provare un approccio diverso, ci sto ancora lavorando. Come dire, ho sempre preferito le poesie spontanee, questo era chiaro. Odio quando la gente usa parole complicate nel tentativo di sembrare più colta e profonda. Basta scrivere qualcosa di semplice, carino e che vada dritto al punto. E continua a imporre il tuo punto di vista, mamma mia, ti prenderei a pugni. Yuri va matta per le cose criptiche e senza senso, ma io non mi faccio fregare dalle sue stronzate. Spingere il lettore ad affaticarsi per cercare un significato nascosto è solo una scusa per nascondere la mancanza di un vero significato. Immagino la si possa vedere anche in questo modo. Beh, ognuno ha la propria opinione. Esatto. Ma la mia opinione... ti prenderei a pugni qua. Qua! La mia opinione è la migliore, sono certa che anche tu te ne sia accorto. Comunque ecco la mia poesia, magari impari qualcosa. A Amy piacciono i ragni! Amy è una persona orribile! Sai cosa ho saputo su Amy? A Amy piacciono i ragni, schifosi, piccoli, pelosi, orrendi ragni! Ecco perché non sono sua amica. Brava, tu hai capito tutto dalla vita. Amy è molto brava a cantare, l'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. Ogni volta che lei canta il ritornello il mio cuore batte al ritmo delle parole. Ma a lei piacciono i ragni, ecco perché non sono sua amica. Una volta mi sono fatta male una gamba, Amy mi ha soccorsa e mi ha portata in infermeria. Ho cercato di non farmi toccare da lei. Le piacciono i ragni, quindi le sue mani saranno disgustose, ecco perché non sono sua amica. Amy ha un sacco di amici, la vedo sempre parlare con la gente, probabilmente parla di ragni. E se anche ai suoi amici iniziassero a piacere i ragni, tutte persone orribili! Ecco perché non sono sua amica. Non importa se ha anche altri hobby, non importa se lo tiene segreto, non importa se non fa male a nessuno. Fa schifo! Lei fa schifo! Il mondo sarebbe migliore senza gli amanti dei ragni, e lo dirò a tutti quanti. Allora guarda, da un lato io ti darei assoluta ragione, perché cioè, se le piacciono i ragni, però il significato della poesia è chiaro come
come il sole, nel senso che molto spesso magari ci si ferma a giudicare una persona soltanto magari per un aspetto della sua personalità. Per esempio, in questo caso lei dice: non mi importa se questa persona è una brava persona, se è simpatica, comunque ha tanti amici, non mi importa se è una persona che aiuta gli altri, soltanto perché le piacciono i ragni io la ritengo una persona orribile. Quindi è praticamente come se ci si fermasse alla superficie, penso che questo significhi. Non male, vero? È un po' più lunga di quella di ieri. Quella di ieri era fin troppo corta, mi stavo solo riscaldando. Spero tu non abbia pensato che fosse il meglio che potessi fare. No, certo che no. Comunque, in questa poesia il messaggio è piuttosto chiaro, non credo di doverla spiegare. A volte si possono spiegare temi complicati con analogie più semplici, il che aiuta le persone a capire quanto siano stupide. Tu ti credi davvero al di sopra, figlia mia? A parte se alta a metro una sputazza, se te devo ricordare, quindi cioè, al di sopra un attimino, con calma, che cavolo. Tipo, chiunque sarebbe d'accordo nel dire che il protagonista di questa poesia è un cretino ignorante. Conosci qualcuno che la pensa così? Certo, praticamente tratta di come tutti pensino che le mie... Ah, non importa, il concetto vale per qualunque cosa. L'ho scritto in modo che fosse facile immedesimarsi. Tutti hanno un qualche passatempo, interesse strano, qualcosa che vorrebbero che nessuno scoprisse perché potrebbero essere derisi o visti male. Ma è una cosa stupida, a chi importa di cosa piace agli altri se non fanno del male a nessuno e sono felici? Penso che la gente dovrebbe imparare a rispettare i gusti altrui, per quanto strani possano essere. Interessante. Yuri ha scritto qualcosa di simile oggi. Eh? Hai detto Yuri? Già. Mi ha detto che la sua poesia parla di un suo hobby insolito. Non ho capito benissimo, avete detto più o meno la stessa cosa. Ossia che la gente non dovrebbe far sentire gli altri insicuri per via dei propri gusti. Davvero? Beh, voglio dire, Yuri è piuttosto strana, quindi non mi stupirebbe se avesse qualche passatempo inusuale. Non credo che ci sia nulla di male. Ah, non è che io voglia giudicarlo o altro. Natsuki ha problemi a trovare le parole giuste. Forse dovrei cercare di essere meno cattiva con lei, se si sente insicura sui suoi gusti. Cioè, io odio le persone che mi fanno sentire insicura e Yuri ieri mi ha fatta sentire insicura. Mi pare abbiamo imparato la lezione. Beh, direi di sì. Anche se il suo modo di scrivere è diverso dal tuo, sono certo che apprezzerai il messaggio della tua poesia. È ciò che so fare meglio dopo tutto. Non mi piace scrivere a meno che non abbia un buon messaggio da trasmettere. Tipo, trasmettere emozioni è importante. Ma voglio far riflettere la gente, non solo far provare emozioni. Ricordalo, domani scriverò una poesia fantastica, quindi sii impaziente. Ok. Secondo me si vanno sempre più scoprendo gli altarini con ste poesie. Ok ragazzi, abbiamo finito tutti di scambiarci le poesie, vero? Ho qualcos'altro in programma per oggi, quindi potreste venire a sedervi qui davanti? Riguardo il festival? Beh, più o meno. Uffa, dobbiamo fare per forza qualcosa per il festival. Tanto, in così pochi giorni non riusciremo a mettere su nulla di buono. Invece di trovare nuovi membri, finiremo solo per coprirci di ridicolo. Anch'io sono preoccupata, i preparativi dell'ultimo minuto non sono il mio forte. Non state a preoccuparvi così tanto, faremo una cosa semplice. Ok? Ci servirà giusto qualche decorazione e poco altro. Sayori ha lavorato ai poster, mentre io ho progettato degli opuscoli che potremo distribuire durante l'evento. Ok, è fantastico, ma continuiamo a non capire cosa dovremmo fare esattamente per l'evento. Ah, scusate, pensavo ne aveste già sentito parlare. Terremo un'esibizione. Esibizione? Monica! Già, terremo uno spettacolo di poesia, ognuno di noi sceglierà una poesia da recitare durante l'evento, ma la parte migliore è che permetteremo a chiunque di salire sul palco a leggere poesie. Sayori lo scriverà su tutti i poster nel caso qualcuno si volesse preparare per tempo. Sayori, che stava colorando un poster, lo alza per mostrarlo a tutti. Monica, stai scherzando? Non avrei già cominciato ad attaccare in giro quei poster, spero. Beh, in realtà sì. Ti sembra così brutta come idea? Ecco, no, non è una brutta idea, ma non mi sono iscritta per questo, ecco. Non esiste che io mi metta a recitare in quel modo davanti a un gruppo di persone. Io sono d'accordo con Natsuki, non potrei mai e poi mai fare qualcosa del genere. Immaginando la scena, Yuri scuote la testa spaventata. Ragazze! No, Sayori, comprendo le loro preoccupazioni. Ricorda che Natsuki e Yuri fino a un paio di giorni fa non avevano mai condiviso con nessuno le loro poesie. Per loro sarebbe uno sforzo enorme declamare le loro poesie ad alta voce in una stanza piena di gente. A quanto pare non ci avevo pensato, vi chiedo scusa. Tuttavia, credo comunque che dovremmo mettercela tutta. Siamo gli unici responsabili del destino di questo club. Se mettiamo in piedi questo evento, le nostre esibizioni saranno buone. Ispireremo altre persone a fare lo stesso. E più persone saranno a esibirsi, più riusciremo a far comprendere a tutti cos'è davvero la letteratura. Sì! Si tratta di esprimere
esprimere i propri sentimenti, essere in intimità con se stessi, esplorare nuovi orizzonti e divertirsi. Giusto, ed è per questi motivi che facciamo tutti parte di questo club. Non volete condividere tutto ciò con altre persone per ispirarle a trovare le stesse sensazioni che vi hanno portato qui in primo luogo? Lo so che lo volete, so che lo vogliamo tutti, e se tutto quello che serve è stare sul palco per un paio di minuti e recitare una poesia, allora so che ce la potete fare. Natsuki e Yuri rimangono in silenzio. Sayuri sembra preoccupata. Immagino di non avere scelta. Sono d'accordo, non credo sia troppo da chiedere. Penso che Sayuri e Monica ce la stiano mettendo tutta per trovare nuovi membri. Aiutarle un po' è il minimo che io possa fare. Beh, forse è così, ma... Sembra che Natsuki sia rimasta a corto di argomenti. Uff. Ok, va bene, credo che dovrò farmene una ragione. D'accordo! Fiu, grazie Natsuki. E tu, Yuri? Yuri si guarda intorno con fare abbattuto, incrociando le nostre facce impazienti. Oh, temo di non avere scelta. Ci siamo tutti allora! Sei grande, Yuri! Questo club finirà davvero per uccidermi prima o poi. Oh, avanti! Andrà tutto bene, Yuri. Comunque, passiamo all'evento principale. Voglio che tutti voi scegliate una vostra poesia. Faremo pratica recitandole tra di noi. Nemmeno per sogno! Monica, è una richiesta troppo improvvisa. Beh, se non riuscite a recitare la vostra poesia davanti al resto del club, come pensate di riuscirci davanti a degli sconosciuti? Oh, no! Non preoccuparti, inizierò io in modo da farvi sentire più a vostro agio. Posso iniziare dopo di te? Ah, ma certo! Ora vediamo un po'. Monica sfoglia il suo quaderno fino alla poesia che aveva in mente di recitare. Subito dopo si alza in piedi piazzandosi dietro il leggio. Il titolo di questa poesia è Il modo in cui volano. Monica inizia a declamare la sua poesia, la sua voce chiara e sicura riempie la stanza. In più la sua intonazione è impeccabile, sa esattamente come comunicare le emozioni nascoste dietro ogni verso che recita, dando vita alle parole. È qualcosa che ha già fatto in precedenza o le viene semplicemente naturale? Mi guardo intorno, tutti pendono dalle labbra di Monica, Sayuri sembra stupefatta, Yuri ha un'intensa espressione sul volto che non riesco a decifrare, infine Monica conclude la sua declamazione. Tutti noi applaudiamo. Monica prende fiato e sorride. È stato fantastico, Monica! Ah, grazie mille, volevo solo dare il buon esempio. Sei pronta, Sayuri? Andrò io al suo posto. Wow, tutto a un tratto Yuri ha trovato la sua giusta carica! Yuri stringe forte un foglio di carta tra le mani e si alza in piedi, tenendo la testa bassa cammina velocemente verso il leggio. Questa poesia si intitola... Yuri guarda nervosamente ognuno di noi. Puoi farcela, Yuri? Sì, si intitola... Immagine residua di un occhio crimsi. La voce di Yuri trema mentre inizia a leggere la poesia. Fino a un momento fa continuò a rifiutarsi di farlo. Perché ci sta mettendo tutto questo impegno così all'improvviso? Nel momento in cui Yuri supera il primo paio di versi, la sua voce cambia. È quasi come quando resta assorta nei suoi libri. Le sue parole tremanti si trasformano nelle limpide sillabe di una donna forte e sicura di sé. La poesia è piena di svolte inaspettate nella sua struttura, che enuncia con tempismo perfetto. Questo deve essere un raro scorcio del turbino infuocato che Yuri tiene nascosto nella sua testa. All'improvviso la poesia finisce. Tutti sembrano sconvolti. Yuri torna alla realtà e si guarda intorno, come se anche lei fosse stupita da se stessa. Io tocca a me salvare la situazione, inizio ad applaudire. Subito dopo tutti si uniscono a me e così diamo a Yuri il riconoscimento che merita. Non che non volessimo applaudirla, ma siamo stati presi talmente alla sprovvista che ce ne siamo dimenticati. Mentre applaudiamo, Yuri tiene la poesia vicino al petto e si affretta a tornare al suo posto. Yuri, sei stata davvero brava. Grazie di aver condiviso questa poesia con noi. Sembra che Yuri sia esausta. Ok, immagino che la prossima sia io quindi. Sayuri salta giù dalla sua sedia e si dirige con allegria al leggio. Questa si intitola Il mio prato. Scusate, mi viene da ridere. Sayuri, è più difficile di quanto pensassi. Come fa ad essere così facile per voi? Prova a non pensare al fatto che stai leggendo davanti alle altre persone. Immagina di recitare per te stessa, tipo davanti allo specchio o nella tua mente. È la tua poesia, quindi in questo modo otterrai il risultato migliore. Va bene. Ok, allora. Sayuri inizia a leggere. Sembra quasi che la sua voce delicata sia stata creata apposta per questo. La poesia non è gioiosa e spensierata come Sayuri, è pacata e agrodolce. Se la leggessi su carta probabilmente non ne rimarrei granché impressionato, ma ascoltarla dalla voce di Sayuri le dona quasi un significato del tutto nuovo. Forse è questo che intendeva Sayuri quando ha detto che le piacevano le mie poesie. È come se riuscissi a vedere più in profondità dentro qualcuno che pensavo di conoscere già perfettamente. Sayuri conclude e noi applaudiamo. Ce l'ho fatta! Bravissima Sayuri, anche a Giocherina è piaciuta, credo sia un buon segno.
Che vuol dire? Te la sei cavata alla grande, Sayori. L'atmosfera della poesia ti si addice perfettamente, ma quel tipo di esposizione potrebbe non essere adatto alle altre poesie. Non credo di aver capito. In altre parole, ho notato che alcune delle tue poesie potrebbero non funzionare bene con un'esposizione delicata. Potrebbe essere necessario un po' più di enfasi a seconda di cosa stai leggendo. Oh, ho capito che intendi dire. Ecco, beh, sto facendo pratica con quel genere di cose. È solo che è imbarazzante farlo davanti a tutti. Allora la prossima volta ti farò scegliere una poesia che riesca a metterti un po' più alla prova. Guarda che non abbiamo molto tempo prima del festival. Ok. Ora a chi tocca? Natsuki? Non farmi andare prima di Giocherina. Non che possa paragonarmi a voi in ogni caso. Farei meglio a lasciare che Giocherina abbassi un po' i vostri standard prima che tocchi a me. Natsuki. Va bene, tanto vale togliermi subito il pensiero. Non che abbia un vasto assortimento di poesie tra cui scegliere. Mi toccherà leggere quella che ho scritto per oggi. Mi alzo e vado al leggio. Hanno tutti gli occhi puntati su di me, facendomi sentire terribilmente in imbarazzo. Recito la mia poesia. Dato che non ho molta sicurezza nel mio stile di scrittura, è dura metterci energia. Ciononostante, una volta finito, ricevo comunque degli applausi. Perdonatemi se non sono a vostra altezza, Non preoccuparti. Credo che non si tratti tanto delle tue abilità quanto della tua mancanza di fiducia nella tua stessa scrittura. Beh, ad ogni modo è qualcosa che migliorerai col tempo. Già, forse. Bene, allora. Rimani solo tu, Natsuki. Sì, vado. Natsuki si alza, controlla il suo posto e si fa strada verso il leggio. La poesia si intitola... Perché mi state guardando tutti? Perché è il tuo turno? Comunque, la poesia si intitola... Salta. Natsuki prende fiato. Una volta che inizia a recitare, il suo atteggiamento acido si attenua un po'. Nonostante sembri ancora poco entusiasta, la sua poesia ha un ritmo e dalle rime particolari. È il marchio di fabbrica di Natsuki e funziona sorprendentemente bene quando recita ad alta voce. Le parole sembrano rimbalzare su e giù, come se stessero dando vita alla poesia. Natsuki conclude e tutti applaudono. Torna al suo posto, irritata. Non è stato così male, no? È facile parlare, sarà meglio che tu non me lo faccia fare di nuovo. Ti senti almeno preparata a sufficienza per recitare una poesia davanti ad altre persone? Al contrario, farlo davanti ad altre persone sarà molto più facile. Di fronte alle estranei posso indossare la maschera che voglio, ma quando sono davanti ai miei amici diventa qualcosa di imbarazzante. Mi stupisci, Natsuki, penso che per me valga il contrario. Beh, di solito funziona così, quindi... Allora, in tal caso, non avrei molto di cui preoccuparti per il festival. Detto ciò, vorrei ringraziarvi tutti per aver collaborato. Potrebbe essere difficile, ma spero che ora abbiate tutti un'idea di cosa significhi. Fate in modo di scegliere una poesia e fare pratica a sufficienza prima del festival, ok? Preparerò degli opuscoli, quindi fatemi sapere in anticipo cosa reciterete. Che seccatura, dovrei trovare qualche altra poesia da recitare. Va bene comunque, non deve essere per forza tua. Sono già piacevolmente stupita che tu ti stia impegnando così tanto per il club. Mi rende davvero felice. Non c'è di che. Ok ragazzi, credo che per oggi abbiamo finito. So che il festival si sta avvicinando, ma cerchiamo di scrivere delle poesie anche per domani. Sta andando tutto bene finora, quindi mi piacerebbe che continuassimo. Per quanto riguarda il festival, finiremo di organizzarci domani e poi avremo tutto il weekend a disposizione per i preparativi. Lunedì è il grande giorno. Non vedo l'ora! Posso farcela. Bene, mi alzo. Non avrò mai la stessa grinta di Sayori e Monica, ma farò comunque del mio meglio, se è per il bene del club e per fare una buona impressione su Monica. Allora ce la metterò tutta. Pronta ad andare, Sayori? Sì! Ma guarda un po', ve ne tornate sempre a casa assieme. Adorabile, non è vero? Su ragazze, non fatene una questione di stato, Deve essere bello comunque. Come dovrei rispondere? Va tutto bene, Giocherina, non devi dirlo. Non importa, andiamo via. Ok, ma ancora una volta torno a casa insieme a Sayori. Anche se sono passati solo pochi giorni, sono già cambiato un mucchio di cose. Ma oggi Sayori è un po' più silenziosa del solito. Ehi, Sayori. Scusa, ero sovrappensiero. Beh, non mi meraviglia. È da un po' che ci penso. Mi piace quando noi... Voglio dire... Sayori fatica a trovare le parole adatte. Allora, mettiamo il caso che un giorno Yuri ti chieda di tornare a casa con lei. Cosa faresti? Ma che domande sono queste? Così mi metti un po' in difficoltà. Ok, salviamo, va. Sovrascriviamo. Io direi tornerei a casa con Yuri. Che cazzo, me ne frega. Tornare a casa insieme a Yuri. Perché solo pensiero mi fa battere forte il cuore? Ecco,
Visto quanto è difficile per lei socializzare, mi sentirei una persona orribile se la respingessi, quindi... È davvero bella e intelligente, non trovi? E che c'entra questo? Ah! L'hai ammesso! Diamine! Comunque non ha alcun senso fare congetture su qualcosa che non succederà mai. Beh, forse... Ma mi piace pensarlo. Non manca molto al momento in cui non avrei più bisogno di me, sai? Bisogno di te? Sayori, non riesco a comprendere cosa ti passi per la testa in questo momento. Scusa... Ogni persona è diversa dalle altre, nessuno nel club potrebbe mai rimpiazzarti. Se lo dici tu. La conversazione termina qui lasciandomi fortemente a disagio, ma si può dire che sia stata colpa sua per avermi incastrato con una domanda così strana. Non posso mentirle, ma se c'è qualcosa che la rende felice non sopporterei di sottrargliela, per questo ho detto che non ha senso fare congetture su una cosa del genere. E poi mancano solo pochi giorni al festival, chissà cosa accadrà fino ad allora. A quanto pare, mazza, fino ad allora ce ne sta de tempo, eh? Allora ragazzi, è arrivato il momento di comporre la nostra nuova poesia, per cui siccome ovviamente io ci tengo ancora a fare colpo su Yuri, cercherò di scegliere parole profonde, inspiegabile, tramonto, vabbè. Ah, è difficile capire quali sono quelle profonde, sogno, universo... Intellettuale. Dopodiché morte. Giustamente è una cosa deprimente. Mannaggia santa. Infinito. Anime, nel senso di anima. Intendevo, non di anime. Anime, i cartoni. Che diamine. Immaginazione. Ok. Dopodiché destino. Dopodiché essenza. Dopodiché senza fine. Batti cuore, no, sapevo, mannaggia la pupazza, mannaggia, entropia, provvidenziale, più sono difficili le parole meglio è a quanto pare, preghiera, ma che cazzarola, esistenza, filosofia, desiderio, ok, e romanticismo, no! Minchia ragazzi, spero di averla beccata, mannaggia santa, oh cielo, sono di nuovo arrivata per ultima, non ti preoccupare, anch'io sono appena arrivato, ti stavi esercitando di nuovo al piano? Sì, devi avere davvero un mucchio di determinazione, prima hai fondato il club e ora stai imparando a suonare il piano, beh, non la definirei proprio determinazione, ma passione, ricordati che il club non esisterebbe se non fosse per voi e sono super contenta di sapere che avete tutti voglia di dare una mano per il festival. Ah, non vedo l'ora che arrivi il festival, sarà uno spasso. Natsuki, non te ne stavi lamentando giusto ieri? Beh sì, non sto parlando della nostra parte nel festival, ma è un giorno intero di scuola in cui possiamo giocare e mangiare un sacco di cibi deliziosi. Tutto in un tratto sembri parlare un po' come Sayori. Monica, c'erano il calamaro fritto? Calamaro? È una cosa molto particolare di cui essere entusiasti. Oh, ma dai, stai dicendo che non ti piace il calamaro? Tu, fra tutti? Non ho detto che non mi piace. E comunque cosa intendi dire con fra tutti? Perché sì, è proprio lì, nel tuo nome. Monica. Non è così che si pronuncia il mio nome. In ogni caso, una volta tradotta, quella battuta non ha alcun senso. Ah, niente, non farci caso. Per ora concentriamoci sul nostro evento, ok? Va bene, va bene. Le tue reazioni non sono divertenti come quelle di Yuri o Sayori, comunque. Perdonami. Comunque, dov'è Sayori? Oh, eccoti. Sayori è seduta a un banco nell'angolo della stanza, oddio, con lo sguardo perso nel vuoto, Gesù, mi avvicino a lei. E là, Sayori, muovo la mia mano di fronte alla sua faccia. Yoho, sei qui con noi? E di nuovo la testa tra le nuvole. Scusa, non badare a me, puoi anche andare a parlare con le altre. Va tutto bene? Ma certo, perché non dovrebbe? È solo che mi sembri un po' strana. Scusa, devo essermi fatto delle idee sbagliate. Accidenti, ti preoccupi troppo per me. Sto bene, vedi? Sayori mi fa un gran sorriso. Non lasciarti distrarre da me mentre ti diverti con le altre. Sbaglio o c'è una nota di gelosia nascosta fra quelle parole? Beh, d'accordo, se lo dici tu.
Lancio un'occhiata preoccupata a Sayori prima di girarmi verso le altre, ma la conversazione si era già spenta e tutte erano già tornate alle loro solite mansioni. Forse dovrei chiedere a Monica se di recente ha notato qualcosa di strano in Sayori, dato che si stanno preparando per il festival e staranno trascorrendo molto tempo insieme. Mi avvicino timidamente a Monica, che sta mischiando dei fogli sulla sua scrivania. Giocherina, come va? Ehi, potrebbe sembrarti una domanda un po' insolita, ma hai notato qualcosa di strano in Sayori di recente? Qualcosa di strano? In che senso? Magari ci sto dando troppo peso, ma oggi mi sembra un po' triste. Oh, dici davvero? Non credo di aver notato qualcosa di strano in lei. Monica guarda verso Sayori, che sta strofinando avanti e indietro una gomma per cancellare sul suo banco. Magari ha qualcosa che le frulla per la testa, ma sono sorpresa che non sia io a chiederlo a te, giocherina. Di certo tu la conosci molto meglio di me. Sì, ma non aveva mai fatto così prima d'ora. Mi ha sempre parlato delle cose che le davano fastidio, ma stavolta quando gliel'ho chiesto non me ne ha voluto parlare. Scusa, so che non è un tuo problema, volevo solo chiederti se ne sapevi qualcosa, quindi è meglio se cambio argomento. No, è importante anche per me, dopotutto anch'io sono sua amica. Inoltre il benessere dei membri del mio club mi sta molto a cuore, sai? Magari provo a parlarci io. Eh? Ne sei sicura? Sembrava volesse essere lasciata sola. Ne sei certo? Magari ha difficoltà a parlarne con la persona che le interessa. La persona che le interessa? Che intendi dire? Sto dicendo che forse sta pensando proprio a te, giocherina. A me. Come diavolo sei arrivata a una simile conclusione? Beh, probabilmente non dovrei parlare troppo, ma... Sayori parla di te più di qualsiasi altra cosa, sai? Eh? Da quando sei entrato nel club l'ho vista molto più felice. È come se dentro di lei si fosse accesa una luce in più. Cosa? Impossibile. Sayori è sempre così, è sempre stata una ragazza solare. Non è poi così diversa da come è sempre stata. Sei davvero spazzoso, giocherina, perché... Hai mai pensato che forse l'hai sempre vista così allegra semplicemente perché fa così quando ti è vicina? Wow, ho parlato troppo, scusa, ma in fondo cosa vuoi che ne sappia io? Non intendevo giungere a conclusioni affrettate, per cui faresti bene a dimenticare ciò che ho detto. Proverò a fare due chiacchiere con lei, quindi cerca di non pensarci per adesso. Ah, va bene. Monica sorride eloquentemente. So che mi ha detto di dimenticare tutto, ma so già che non riuscirò a togliermi le sue parole dalla testa. Oh, quindi... Sayori, c'è una cotta per noi, e dopo che ieri le ho detto che sei ritornato a casa con Yuri piuttosto che con lei, e si è messa triste, adesso fa la gelosa, insomma. Monica si alza dal suo posto attraverso la stanza avvicinandosi a Sayori. La vedo mentre si inginocchia accanto a Sayori ed inizia a parlarle gentilmente, ma sta tenendo la voce così bassa che da qui non riesco a sentirla. Sospiro e mi siedo al mio posto. So che Sayori mi ha detto di non preoccuparmi per lei e di divertirmi con le altre ragazze. Arrivaci, cazzarola. Ma è impossibile farlo con lei che si comporta così. Possibile che tenga lei al punto da lasciare che questa cosa mi opprima così tanto? Ora sembra che sia io quello che si comporta in modo strano. Ma non c'è molto che io possa fare a parte aspettare Monica. Perché mi sento osservato? Mi guardo intorno per la stanza. Improvvisamente vedo Yuri che sbircia verso di me dentro il suo libro, ma ristoglie immediatamente lo sguardo con un'espressione agitata. Mi rendo conto che facendo così non andremo da nessuna parte. In verità non ho mai visto Yuri approcciarsi a qualcuno e iniziare una conversazione di sua spontanea volontà, quindi non ho altra scelta che prendere l'iniziativa. Ora sono in grado di farlo un po' più facilmente. Mi alzo dal mio banco e vado a sedermi accanto al suo. Non intendevo disturbarti. Tranquilla, non hai fatto nulla. Ma... mi sembrava di capire che volessi essere lasciato da solo con i tuoi pensieri. Da solo con i miei pensieri. Cosa te l'ha fatto credere? Ecco, è una cosa che sono solita fare. Pertanto non mi è stato difficile dedurla dalla tua postura e dalla tua espressione. Non che ti stessi fissando, non faccio mica cose inquietanti come quelle io. No, sgozzai procioni sì però, Ad ogni modo penso tu abbia ragione. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Non scusarti, chi si preoccupa dei tuoi problemi lo fa perché ci tiene. Ovviamente ci sono anche persone che preferiscono tenerli per sé. Tuttavia, se mai volessi condividere con me i tuoi pensieri, sarei felice di ascoltarti. Ah, non è una cosa così grave, ero solo un po' in pensiero per Sayori. Sayori? Già, oggi mi sembrava un po' giù di morale, ma quando le ho chiesto spiegazioni non ha voluto dirmi nulla. Perciò non posso fare a meno di chiedermi se le sia successo qualcosa. Oh, che cosa romantica, Scusa, non volevo dire una cosa stupida. No, è solo che non voglio che tu fraintenda. Io e Sayori siamo solo amici di lunga data, tutto qua, Ah, capisco. Allora, forse è strano che non voglia parlarti di cosa sta provando. O forse ne sto solo facendo un dramma. Giocherina, il mondo è ricco di significati, molto spesso celati al primo sguardo. E ci sono innumerevoli misteri nascosti dentro ogni persona, indipendentemente da quanto bene la si conosca. Ah,
Quindi pensi che alla fine ci sia davvero qualcosa dietro? Credo che Sayori sia una persona molto complessa e il suo modo di comportarsi non sempre coincide con quello che le passa per la testa. E magari non sempre capisce quello che vuole. Anch'io oggi ho notato qualcosa di insolito in lei e anch'io sono preoccupata per lei. Nel tuo caso però sembrava che tu non riuscissi a pensare ad altro, o sbaglio? Beh, sì, hai ragione. Sayori, lei è davvero molto importante per te, dico bene? Ah, direi di sì, ma non metterla su questo piano, siamo solo buoni amici, tutto qua. Tutto ad un tratto Yuri mi guarda negli occhi. Scambia gli sguardi. La sua espressione è dolce e curiosa, come se fosse in cerca di qualcosa. Imbarazzato, distolgo lo sguardo, mantieni il contatto visivo, accidenti. A volte i nostri misteri sono celati anche a noi stessi. E poiché tu sei una persona onesta e premurosa, potresti scoprire sentimenti che non sapevi di avere dentro di te. Vedi, io penso che sarebbe una ragazza davvero fortunata ad avere te, che provi quel genere di sentimenti per lei. Yuri, mi stai dando più meriti di quanti ne abbia. Sono un ragazzo veramente semplice, quindi penso di essere abbastanza bravo a capire i miei stessi sentimenti. Non sono neanche lontanamente raffinato come te. Ah, quello non era un complimento, vero? È quello che è. Comunque, visto che siamo qui, perché non ci mettiamo a leggere un po' insieme? Beh, se per te va bene, sì. E comunque è meglio se mi distraggo un po'. Perché non iniziamo subito? Va bene. In realtà ho una richiesta da farti. Ti dispiace se prima di iniziare preparo un po' di tè? No, fai pure. Grazie mille. Se c'è una cosa che riesce a rendere ancora migliore il momento della lettura è una bella tazza di tè e fa star bene noi stessi in aggiunta. Yuri si alza e si dirige verso il ripostiglio. La seguo e la vedo intenta afferrare una piccola brocca per l'acqua dal ripiano, una di quelle con il filtro all'interno. Puoi reggerla un secondo? Certo. Yuri mi porge la brocca e va a prendere un bollitore elettrico. Attacco questo alla cattedra e poi andiamo a prendere un po' d'acqua. Mi passa davanti e posa il bollitore sulla cattedra. Mi limito a guardare ciò che fa. Mi sorprende vedere che il suo modo di camminare è del tutto in contrasto col suo modo di parlare. Soprattutto grazie alle sue lunghe gambe, Yuri sembra elegante e metodica. Bene, potresti passarmi la brocca? Grazie, torno subito. Ah, se vuoi ti accompagno. Sì, perché no? Andiamo allora? Sì. Dove state andando voi due? Stavamo solo... Yuri voleva preparare del tè, perciò all'improvviso mi rendo conto di quanto sia strano dover spiegare il tutto a Monica. Stavamo solo andando a riempire la brocca. Ah, ok. Scusa, ero solo curiosa. È una cosa che si può fare anche da soli, non trovi? Che cacapalle, minchia, stavamo per rimanere un po' da soli con lei. Beh, Monica, pensa agli affari tuoi una volta tanta. Ammazzo, come gliela buttata lì. A mappete. Yuri comincia a tirare fuori gli artigli. O vorresti dirmi che c'è qualcosa di sbagliato nel coinvolgere Giocherina nelle attività del club? Resto a bocca aperta. No, non penso ci sia nulla di sbagliato. A me quel sorrisetto continua ad inquietare e non poco. Allora andiamo, Giocherina. Ah, Yuri esce velocemente dalla stanza ed io la seguo. Ok, finalmente sta cambiando. Una volta nel corridoio appoggia improvvisamente la fronte contro il muro. Parlato senza pensare, come ho potuto dire una cosa del genere? Yuri, è solo che il tono in cui l'ha detto mi ha irritata. Cosa c'è che non va in me? No, Yuri, penso che tu abbia fatto la cosa giusta. Non me lo aspettavo, ma non è corretto da parte di Monica giudicare le altre persone così. Fondamentalmente ha solo chiesto cosa stavamo facendo. Ok, quando allora già mettono la musichetta, ragazzi? Giocherina, perché anche quando faccio qualcosa di sbagliato sei sempre così gentile con te? Sarà l'ipnosi delle bozze! Perché nulla di ciò che fai è così terribile come credi. Nessuno è perfetto. Abbiamo delle emozioni e non possiamo sempre nasconderle. Ma tu ingigantisci sempre le cose. La tua testa trasforma una semplice pioggerellina in un uragano. Ah, no, non mi odieresti per qualcosa di tanto terribile. Perché mai dovrei odiarti? Non posso odiare qualcuno solo perché ha delle emozioni. Che razza di amico sarei? Amico, hai detto? Yuri alza la testa. Giocherina, sono davvero contenta di essere tua amica. Oh, grazie Yuri. Anch'io sono felice di essere tuo amico. Oh.
Mi sento un po' in imbarazzo a dire certe cose, ma sto facendo tutto il possibile per aiutare Yuri a sentirsi meglio. Comunque. Ah sì? Andiamo? Va bene. Io e Yuri ci avviamo verso la fontanella più vicina. Ciao a tutti, ragazzi. Una volta riempita d'acqua la brocca, torniamo in classe. Io che pensavo che fosse un momento un po' più romantico in cui poter magari afferrare, spremere qualcosa. Giocherina, ti piace il tè oolong? Ah sì, va bene qualsiasi cosa. Ottimo. Yuri imposta la temperatura del bollitore a 93 gradi. Ora bisogna prendere la teiera. Ti piace fare le cose come si deve, eh? Certo, deve essere tutto perfetto quando preparo il tè agli altri. Anche se non me ne intendo di tè. Allora non rimarrai ancora più colpito. Ah, immagino di sì. Yuri afferra la teiera e inizia a misurare le foglie per il tè. Con mia grande sorpresa inizia anche a canticchiare. Devi essere proprio di buon umore in questo momento. È così evidente? Mi sono lasciata un po' andare e lo hai notato. Ci ho pensato un po' su. E ho deciso che proverò a esprimermi un po' di più. Non è una cosa così difficile come credevo, ma solo quando sono insieme a te. Ah, è magnifico, Yuri, magnifico! Però cerca di non sforzarti troppo. Ti preoccupi sempre per me, giocherina. Sei davvero affettuoso. Beh, Yuri non stava scherzando. Non so se riesco a reggere questa situazione. Osservo Yuri intento a versare il tè nelle nostre tazze. Giocherina, vorrei chiederti un'altra cosa. Ti dispiace se oggi ci sediamo per terra? Eh? Come mai? È più comodo per la mia schiena, così posso leggere appoggiandomi al muro piuttosto che piegarmi sul banco. Ah, scusa, non avevo capito. Non preoccuparti, è solo che ho spesso mal di schiena, quindi cerco di gestirlo in tutti i modi possibili. Davvero? E perché mai? Molto probabilmente è a causa de bozze prosperose! A causa della tua postura, giusto? Sei sempre curvata mentre leggi. Sì, ho una pessima postura quando leggo, ecco perché dovremmo sederci per terra. Va bene, vado a prendere il libro allora. Tiro fuori il libro dalla borsa. Ah, ho anche un po' di cioccolata. È una bustina di cioccolatini che ho tenuto nascosta da Sayori e il suo radar per i dolci. La cioccolata si sposa bene con il tè, quindi li provo. E così io e Yuri ci sediamo contro il muro con le tazze poggiate al lato. Quasi come fossimo in sincronia, assumiamo la stessa posizione dell'altra volta, reggendo metà libro a testa. Solo che questa volta i nostri corpi sono ancora più vicini. Non riesco a vedere bene. Yuri si avvicina ancora di più a me finché le nostre spalle si toccano. Come posso concentrarmi sulla lettura in questa situazione? Yuri è sempre stata bella, ma ora che è meno ansiosa, non resisto davvero. La tua tazza. Yuri mi porge la tazza. Reggendola con la mano libera finisco in una posizione che mi rende ancora più difficile concentrarmi. Perché ora devo stare attento a non palparle le bozze. Nel frattempo Yuri non ha notato nulla. Sul volto è un'espressione concentrata, per cui posso solo supporre che il mondo intorno a lei sia svanito. Cerco di concentrarmi sulla lettura con tutte le mie forze. Dopo qualche minuto riesco finalmente a rilassarmi un po'. Appoggio la tazza di tè tra le gambe e armeggio con la bustina dei cioccolatini. Ah, scusa, lascio un attimo il libro per scartare la bustina. Puoi prenderne quanti ne vuoi. Ah, non fa nulla, non ne voglio. Eh? Sicura? Beh, se li toccassi potrei finire per macchiare le pagine. Ah, hai ragione, non ci avevo pensato, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi, reggerò io il libro, va bene? Sei sicura? Certo! Yuri apre il libro con tutte e due le mani. Lo regge affinché io possa leggere senza problemi. Ma così facendo, il suo braccio è praticamente poggiato sulla mia gamba. Beh, in questo caso, Yuri è di nuovo concentrata al massimo sulla lettura. Prendo un cioccolatino e lo mangio, poi ne prendo un altro e lo porgo a Yuri. Non distoglie lo sguardo dal libro, si limita... Oh mio Dio, che sta succedendo? Si limita a dischiudere le labbra come se fosse tutto nella norma. Ma questo vuol dire che non posso fermarmi qui. Oh, esitante, le metto il cioccolatino in bocca. Subito dopo Yuri chiude le labbra. Eh? L'espressione di Yuri cambia completamente. Yuri mi guarda in cerca di conferma. Giocherina,
Perdonami, non avrei dovuto farlo. Ah no, beh, stavi solo cercando di aiutarmi. In che senso? È questo che fanno gli amici. Gli amici, certo, giusto. Cioè, non proprio in questo contesto, ma... Sì, proprio così. Già, allora non sei obbligato a fermarti. Oh mio Dio, che cazzo sta succedendo? What the hell? Capisco. La situazione si è fatta davvero tesa. Yuri cerca di tornare a concentrarsi sul libro, ma dalla sua espressione è evidente che ormai neanche lei riesce a concentrarsi. Il mio cuore batte all'impazzata, raccolgo nervosamente un altro cioccolatino tra le dita, ma questa volta i nostri sguardi si incrociano. Come siamo arrivati a questo? Oh mio Dio, Yuri, non distoglie lo sguardo, faccio caso al suo petto che sale e scende al ritmo del suo respiro. What the fuck? Alzo il braccio, le spremo una zinna, farebbe ridere. Ah, come prima, Yuri dischiude le labbra, ma stavolta è diverso. Prendo il cioccolatino. Cioè, raga, ma che cazzo sto leggendo? Oh mio Dio! E glielo metto in bocca. Oh, fucking what the hell? Che cosa sto leggendo? Ah, il suo caldo respiro sulle mie dita. Minchia, come hanno tagliato la situation. Io so che questa cosa è stata fatta apposta, lo so, però mi hanno tagliato la... Ok, ragazzi. Oh! Ah, Yuri sobbalza. È il momento di scambiarci le poesie. Giocherina, puoi aiutare Yuri a rimettere a posto la roba per il tè? Sì, sì, certo. Ok, grazie. L'incantesimo è stato bruscamente spezzato. Io mi occuperò delle tazze. Va bene. Yuri raccoglie le tazze dal pavimento, io invece raccolgo la bustina di cioccolatini. Alla fine sistemiamo tutto in fretta e furia senza scambiarci neanche una parola. Ho la sensazione che nessuno di noi due avrà il coraggio di parlare di quanto è successo. Ok, allora ragazzi, mi rendo conto che questo episodio sarà durato veramente molto, però ragazzi, purtroppo se non faccio episodi così lunghi su questo gioco mi sa che non ci sbrigheremo veramente mai più. In effetti nemmeno oggi è successo nulla di strano, nel senso che comunque sì, anzi, abbiamo scoperto, letto aspetti strani nelle poesie delle nostre compagne, però per il resto niente di troppo inquietante. L'unica cosa è che qua si sta mettendo in una... Cioè, sta diventando una cosa hot. Una cosa... Oh my god, what the fuck is happening here? Cioè, oh mio Dio. Quindi... Allora, direi che ci fermeremo qui, quindi vedremo cosa succederà la prossima volta, ragazzi, a partire da qui, a partire dal far leggere la nostra terza poesia. Fatemi ovviamente, ragazzi, sapere voi cosa state pensando di questo gioco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!